Allora, Massimo Piacenti per la presentazione della nuova maglia con All Food come main sponsor, la Fondazione Bacciotti. È un'altra occasione bella dopo una giornata col brivido, ma di grande festa ieri, no? Chi inizia bene, come si dice, già parte col piede giusto, no? Ieri è stata una bella vittoria, sofferta. Ho detto ai miei che avrei preferito soffrire di meno, però forse anche più educativa, diciamo, ecco, raggiunta in questo modo, perché la squadra, ma ne sono ben consapevoli tutti, deve sempre sapere che quando si crede di aver vinto c'è il rischio che si cominci a perdere. Una bella serata, una bella vittoria. La presentazione di oggi con la maglia, questo incontro per gli sponsor, la Fiorentina che cresce, no? Ma io, dopo la presentazione della stagione sportiva che abbiamo fatto venerdì scorso, molto partecipata a Palazzo Vecchio, attribuisco davvero molta importanza all'incontro di oggi. Adesso sentiremo cosa diranno gli sponsor e i potenziali sponsor. Il ragionamento che farò io sarà molto semplice. Ci sono stati 2 anni densi, impegnativi, di lavoro, che hanno portato la Fiorentina Basket ad essere ciò che è oggi. Oggi c'è un progetto che va al di là della gestione di una corretta, intelligente, buona gestione di una stagione sportiva. Ci sono le condizioni per fare un progetto importante per Firenze, perché Firenze possa contare di nuovo nel basket che conta. Perché? I 2 anni di esperienza. Abbiamo un'intelaiatura, uno staff, una squadra che sono un punto di partenza davvero molto, molto importante. Ci siamo fatti conoscere, investendo risorse molto, molto importanti. Adesso, se vogliamo fare il salto, credo, e il tema di questa sera sarà proprio questo, non dobbiamo fare più, diciamo, una corsa solitaria, anche come impresa, come All Food. Questa sera voglio vedere, e da questo punto di vista le presenze che già ci sono qui in sala, la presenza del ministro che sta per arrivare, che manifesta, diciamo, l'interesse delle istituzioni, sono di buon auspicio, se possiamo fare un percorso insieme con gli sponsor, valorizzandoli, sia da un punto di vista, diciamo, della stagione sportiva, ma anche da un punto di vista economico e sociale. Magari costituendo un comitato o perché no, come avviene nelle società di Serie A, anche un consorzio che affianchi la gestione di questa società per un progetto davvero molto importante, da un punto di vista sportivo, appunto, da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista economico. E questa è l'ambizione della riunione di questa sera. Vedremo se le risposte saranno, come io mi auspico, positive. Presidente, ha usato una parola molto importante che è quella di consorzio. C'è anche un trust a Trento che fa le cose in grande, a Pistoia c'è proprio questa parola consorzio. Ecco, allora, la domanda che le faccio è, con l'appoggio di altri organismi, di altri sponsor, di altri partner, chiamiamoli così, la Fiorentina nei prossimi 2 anni può puntare a ritornare in Serie A in A2? Dipenderà esattamente da questa gamba, secondo me. Poi è chiaro, nell'attività sportiva, voi me lo insegnate, a volte si programma tutto, si fa un mercato, di livello, un allenatore, un coach bravo, si fa tutto per bene e poi magari i risultati non vengono, però la programmazione è fondamentale. Quindi la risposta mia molto realistica è sì, ma la gamba importante è proprio quella di aggregare intorno ad un organismo che potrebbe essere, ripeto, anche un consorzio, se ve ne sarà la disponibilità e l'interesse, forze economiche tali da poter sostenere un progetto che, come sappiamo, è un progetto che da un punto di vista economico è molto impegnativo. Io sono abituato a gestire aziende, imprese. Le imprese si gestiscono sulla base di obiettivi e di un budget. Gli obiettivi si fissano in base ai budget che ci sono. Quindi, se a Firenze partirà un movimento di interesse di aziende, di istituzioni che in maniera pluriennale, così come mi sono impegnato io con i miei principali collaboratori,
intende fare questo viaggio insieme e condividere anche le scelte fondamentali, diciamo, che riguardano la Fiorentina Basket. Se tutto questo ci sarà, e ci sarà con l'impegno economico necessario, io credo che sia un obiettivo possibile, diciamo, e realistico. Presidente, io ho una domanda più leggera, diciamo così, proprio riferita alla maglia, perché insomma in sede di presentazione della squadra avete detto la maglia da casa sarà quella viola, un po' in controtendenza rispetto al basket che vorrebbe appunto la maglia chiara in casa. Sintomo che questo colore insomma fa gol anche al basket e piace anche al basket. Molto, molto, ci piace molto questo colore. Io credo che quest'anno, guardando la maglia, il colore della maglia, guardando gli sponsor che stanno sulla maglia, vediamo che questa Fiorentina Basket è sempre molto più, è sempre più fiorentina, diciamo. Guardando le persone che si sono avvicinate a questa società, che hanno un ruolo importante, e anche la sala di questa sera, c'è anche la presenza di Giancarlo Antonioni, che ho salutato, che mi fa molto, davvero molto piacere. Sono molto contento che questa realtà sportiva comincia a farsi sentire anche dalla città di Firenze, dai fiorentini, come una cosa propria. Questa non è un'azienda come le altre. Voglio dire una cosa a cui tengo tantissimo: avere tra gli sponsor l'associazione Tommasino Bacciotti. È facile, diciamo, in questi casi scendere nella retorica, dico soltanto che è un grande onore e un grande piacere avere quello stemma, quel simbolo sopra al marchio della Our Food SPA. Grazie Massimo.